Ciao a tutti amici e bentornati su tecnoandroid.it. Oggi parliamo di Fitbit Charge 5. Potete chiamarla Smart Band, potete chiamarla Fitness Band, fatto sta che svolge il suo lavoro davvero molto molto bene. Saranno i vari miglioramenti introdotti dall'azienda, che riguardano principalmente il display AMOLED di nuova generazione, che riguardano un design completamente rinnovato e con l'impiego di materiali veramente molto premium rispetto soprattutto a Fitbit Charge 4, ma un posizionamento a livello di prezzo non proprio azzeccato non le consente la diffusione che invece meriterebbe. Ma scopriamola meglio subito dopo la sigla. Sono due gli aspetti che hanno contribuito a modificare profondamente la serie Fitbit Charge del 2021. Il primo di questi è il display, che vedremo tra pochissimo, modificato con tantissime nuove caratteristiche, e l'altro è il design. Fitbit Charge 5 va a perdere completamente tutta l'impostazione molto geometrica, molto squadrata del Fitbit Charge 4 di precedente generazione, assumendo un nuovo design molto più morbido, molto più sinuoso e avvolgente, e soprattutto anche molto più comodo da indossare. Non è presente alcun tipo di taglio, di bordo squadrato, tutto è perfettamente morbido e arrotondato per dare il meno fastidio possibile. Per quanto riguarda peso e dimensioni, siamo a 28 grammi per la cassa con il cinturino, uno spessore di 1,1 cm che riescono a renderlo molto compatto, leggero e al polso sarà veramente come non averlo affatto. Per quanto riguarda il cinturino, questo è quello originale incluso all'interno della confezione, questo invece è il modello sport che ho deciso di provare. Entrambi sono estremamente morbidi, sono comodi anche se utilizzati per 48 ore o anche più, ma questo sport ve lo consiglio se pensate di utilizzarlo maggiormente per l'aspetto sportivo, dato che riesce a far traspirare molto meglio la pelle, evitando quindi di far accumulare il sudore tra il cinturino e il nostro polso. Questo nuovo design quindi ha portato a una linea molto più moderna, molto più piacevole a nostro avviso, e soprattutto a un miglioramento anche nei materiali della costruzione della cassa, che sono passati dalla plastica all'acciaio di questo Fitbit Charge 5, con qui sotto i pin per l'attacco del connettore di ricarica e i vari sensori ottici per il rilevamento del battito cardiaco, ossigenazione del sangue, e anche il sensore ECG con questi due elementi con rifinitura specchio che sono stati posti sui lati, che ci permettono di andare a fare una lettura abbastanza accurata del nostro stato di salute, come vedremo tra pochissimo. Ma è sotto il profilo del display che Fitbit è riuscita davvero a modificare l'esperienza con la serie Charge. Non sono presenti tasti a bordo, quindi l'unico modo per interagire con il dispositivo sarà quello di eseguire uno sblocco manuale, e possiamo già notare che lo schermo è AMOLED. Un passaggio decisamente importante, che segna anche il passaggio a uno schermo a colori rispetto a quello monocromatico del Fitbit Charge 4, che si sblocca anche semplicemente tappando sullo schermo, e soprattutto che garantisce uno schermo più ampio e soprattutto molto più distinguibile rispetto al passato, con delle colorazioni che ci vanno a indicare immediatamente magari il verde per le notifiche, l'arancione per l'allenamento, e che quindi ci permettono di navigare molto più facilmente con una lettura delle informazioni molto più chiara e piacevole. La riconoscibilità e soprattutto il rapporto tra pixel e dimensioni dello schermo è davvero ottimo, mentre la luminosità può essere impostata direttamente in maniera manuale, non è presente un sensore per regolarla in automatico, e ci permette di impostarla su tre diversi livelli di impostazione predefinita, quindi bassa, normale o massima. Con la versione massima della luminosità si riesce a leggere molto bene anche in esterna, mentre per l'interno devo dire che con normale mi sono trovato abbastanza bene. L'attivazione dello schermo appunto è automatica con il movimento del polso, mentre la sospensione possiamo impostarla tra diversi livelli che vanno a consumare più o meno batteria. Io l'ho lasciato su predefinito e mi sono sempre trovato abbastanza bene. Presente anche, come abbiamo visto, l'impostazione dell'always on display, che va a consumare molta più batteria, praticamente il 50% in più rispetto alla sua disattivazione, e che ci fornisce un elemento di interazione molto più rapido con l'orologio, a costo ovviamente della sua autonomia.
La gestione del touch è stata migliorata, è presente il supporto al tocco prolungato, allo slide e alla gesture, ma non sempre queste vengono riconosciute. In questo momento funzionano molto bene perché sto andando ad eseguire le gesture con molta accuratezza, ma quando ci troviamo in giro, magari di corsa, magari sui mezzi di trasporto, fare una gesture leggermente spostata o comunque non troppo chiara manda in confusione l'orologio e quindi ci costringe a ripeterla nuovamente. Anche la funzionalità di sblocco con il movimento del polso non funziona sempre al 100%, devo dire che nel 30% dei casi più o meno non si sblocca e quindi dobbiamo ripetere anche il movimento, però a parte questo riesce comunque a comportarsi abbastanza bene nell'utilizzo quotidiano, a parte qualche piccolo particolare o qualche piccola situazione, è riuscito a soddisfare le nostre esigenze. Il primo elemento a beneficiare di questo schermo maggiorato con supporto alla colorazione dei pixel e soprattutto alla tecnologia AMOLED è l'aspetto delle notifiche, che sono state migliorate nella lettura grazie appunto a uno schermo più grande e a una riconoscibilità della tipologia delle notifiche, in questo caso di Gmail, che ci permette di eseguire variazioni. Possiamo andare ad aprire la notifica direttamente sul telefono, ad archiviare la mail o anche nel caso dei messaggi su Telegram o di WhatsApp di impostare direttamente dal telefono delle risposte rapide che possono essere inviate direttamente dallo smartwatch. È presente a bordo anche il chip NFC che ci permette di attivare le funzionalità di pagamento con lo smartband e che quindi ci fanno impostare l'applicazione Fitbit Pay a quale aggiungere una carta e pagare direttamente con Fitbit Charge 5. Sotto l'aspetto della batteria, Fitbit Charge 5 viene fornito con la base di ricarica inclusa all'interno della confezione. Sarà abbastanza facile attaccarla, dovremmo far combaciare i pin posti qui sulla parte inferiore con i pin sul retro della cassa e il magnete che tiene in posizione la base di ricarica con l'orologio è molto potente e quindi non rischieremo di farlo cadere. L'autonomia si è attestata e con un utilizzo che rientra nella normalità, con 50 notifiche al giorno, due sveglie intelligenti attive, monitoraggio del sonno, dell'ossigenazione del sangue, del battito cardiaco, una misurazione EDA giornaliera e più o meno 100 sblocchi del display per leggere l'orario, attorno ai 6-7 giorni di utilizzo. Ma attivando la modalità Always On, l'autonomia scende drasticamente a un consumo del 25-30% giornaliero. L'applicazione per la gestione, la configurazione e l'aggiornamento dello smartwatch è Fitbit, si può scaricare direttamente dal Play Store o nel caso di Apple con iOS dall'App Store e ci permette di gestire nella sua totalità le funzioni e i dati raccolti dalla smartband. Per quanto riguarda Fitbit Premium, l'acquisto di Fitbit Charge 5 ci garantisce, incluso nel prezzo, 6 mesi di Fitbit Premium gratuito, ovviamente a patto che non l'abbiate mai attivato sul vostro account e quindi sia la prima volta che usufruite di questa tipologia di servizio, e da qui potremo andare a gestire tutte le funzionalità dell'orologio, dai vari passi, dalla distanza in chilometri, dalle calorie bruciate nella giornata, fino poi al controllo del battito cardiaco con una misurazione abbastanza precisa a riposo, un po' invece sottotono per quanto riguarda la misurazione durante lo sport. Avremo dei grafici molto, molto accurati, quindi anche con le zone di allenamento, il battito cardiaco a riposo, il battito medio durante la giornata, con un sensore ottico attivabile 24 ore su 24, e lo stesso vale per la misurazione del sonno, che ci permette di andare a gestire gli orari e soprattutto i dati relativi alla qualità del nostro sonno. Ho riscontrato un monitoraggio eccessivo nei tempi rilevati da sveglio, in realtà non sono stato sveglio per 50 minuti, ma sì e no, mi sono svegliato per 2-3 minuti, e quindi il Fitbit Charge 5 riesce a essere forse fin troppo sensibile, dandoci poi dei dati leggermente sballati, perché avrei dormito quasi 8 ore, non 7 ore, per il resto invece ci fornisce anche delle soluzioni di recupero con appunto dei dati relativi al battito cardiaco durante il sonno, battito cardiaco medio e soprattutto all'agitazione nel sonno con le variazioni di ossigeno,
che ci danno una buona panoramica, comunque da prendere con le pinze, questi dati relativi al tempo che siamo rimasti svegli. Per quanto riguarda altre funzionalità, finalmente Fitbit ha incluso anche la funzionalità di ECG che era stata promessa al lancio del prodotto in arrivo, finalmente è arrivata e vi basterà indossare l'orologio un dito sopra il polso, sedervi, rilassarvi e toccare con le due dita sui sensori qui sul lato. E in questo modo andremo a eseguire una misurazione molto accurata e molto precisa del nostro stato di salute. Ovviamente non sostituisce un esame accurato, un esame professionale, ma ci dà un'indicazione del nostro stato di salute che potremo anche andare a vedere attraverso l'applicazione. Grazie alla funzionalità premium possiamo sbloccare le metriche di salute che ci permettono di andare a vedere con più accuratezza sia la frequenza respiratoria, la variabilità del battito cardiaco, la temperatura cutanea nella variazione notturna, la saturazione dell'ossigeno nel corso della giornata e anche il battito cardiaco a riposo. Tutte informazioni che ovviamente non possiamo verificare con degli apparecchi professionali, ma che comunque dalle spiegazioni riportate dall'applicazione risultano entro i limiti e comunque entro i nostri intervalli personali. Ma passiamo all'aspetto dell'allenamento, che forse è uno anche degli aspetti più importanti per una smart band barra fitness band come questo Fitbit Charge 5. L'allenamento può essere impostato direttamente facendo degli swipe verso destra, cliccando sulla tipologia di allenamento che vogliamo fare. Ci sta corsa, ci sta camminata, trekking, nuoto e così tantissimi altri elementi, e dovremo attendere la connessione GPS. Un'attesa che può variare moltissimo a seconda di dove vi trovate, se state all'aperto, se state al chiuso, se state in una zona con molti alberi. Nel nostro caso, con la prova che abbiamo fatto all'aperto, senza ostacoli nei dintorni, ci abbiamo messo circa 30-40 secondi per agganciare il segnale. In questo momento siamo all'interno di un edificio, quindi il GPS probabilmente ci metterà un po' di più a collegarsi, e una volta iniziato potremo monitorare tutti quegli aspetti relativi al nostro battito cardiaco, alla distanza percorsa e anche a tante altre informazioni. Andando poi dall'applicazione a gestire i vari allenamenti, abbiamo provato a fare anche degli esercizi di aerobica, quindi abbiamo provato a fare con la misurazione della pesistica che ci ha indicato il tempo, il battito cardiaco medio, le calorie consumate, ma soprattutto anche una passeggiata con indicazione appunto del battito cardiaco medio, battito cardiaco massimo e le varie zone con cui ci siamo allenati. Abbiamo anche diverse informazioni relative all'energia bruciata, alle calorie bruciate, all'impatto che ha avuto sulla giornata il nostro esercizio, e soprattutto abbiamo riscontrato una ottima riconoscibilità per quanto riguarda la gestione dei passi, che sono stati riconosciuti in maniera perfetta in modalità sport, quindi attivata, con 1000 passi contati e 1018 passi riconosciuti dalla fitness band, mentre per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero senza modalità sportiva attivata, i passi risultano essere un po' sballati, soprattutto quando ci troviamo magari seduti ad eseguire dei lavori al computer, a scrivere al computer o comunque a eseguire dei gesti ripetitivi che vengono spesso confusi dall'orologio e scambiati per passi. Laddove, utilizzando contemporaneamente un altro smartwatch, ho avuto valori magari di 5.000-6.000 passi al giorno, con Fitbit ho anche raggiunto valori di 14.000-13.000 passi, quindi più del doppio, essendo poi stato per la maggior parte del tempo a casa. C'è da dire almeno che però la gestione del GPS è stata davvero ottima, molto precisa, anche nel momento in cui siamo andati a cambiare marciapiede da un lato all'altro della strada, laddove invece altri smartwatch hanno semplicemente garantito una traccia un po' meno precisa e che seguiva la strada dove stavamo. In questo caso qualsiasi piccola variazione viene rilevata e la precisione è stata davvero incredibile.
Il prezzo di questa Fitbit Charge 5 di 179 euro di listino al lancio si tratta di un prezzo, come abbiamo visto nella nostra introduzione, forse un po' troppo elevato, soprattutto in relazione poi alla concorrenza. È vero, sono molte le migliorie introdotte da Fitbit, a partire dal display che, come abbiamo visto, è davvero ottimo, o anche per quanto riguarda l'introduzione dello scanner EDA o della funzione ECG, eppure sconfina troppo facilmente nella fascia legata agli smartwatch con funzioni aggiuntive sotto il profilo smart, e in relazione alla concorrenza offre qualcosa di meno ma ad un prezzo sostanzialmente inferiore. Lo possiamo consigliare solamente a chi è un fan del marchio Fitbit o chi utilizza l'abbonamento relativo a Fitbit Premium. Per questo prodotto è tutto, io vi ricordo che se aveste dubbi, domande o chiarimenti in merito potete farcele qui sotto nei commenti oppure fare riferimento alla nostra recensione scritta direttamente sul sito. Un saluto a tutti da Filippo e da tecnoandroid.it.